La nonna è passata, io l'ho rubata, vale a dire ho ritruccato mia mamma, visto che me lo chiedevate tantissimo tempo, in maniera veloce, per farvi vedere questo make-up. Come sentite di là cominciano a reclamarci, quindi speriamo vi piaccia, vi lasciamo al tutorial, ci andiamo a fare un caffè, a te piace? Molto, Ha moltissimo. detto che così la mattina si mette il tutorial Oddio, vicino esatto. e se lo replica. Prima di andare in ufficio me lo guardo e imparerò piano piano a truccarmi anch'io. Allora, aspettiamo il risultato. Ok. Vi lasciamo al tutorial, buona domenica, Ciao. ciao! La luce è poca, ma non potevo perdere l'occasione perché è passata mamma e quindi l'ho fatta anche struccare con la doppia detersione. Assolutamente. E adesso facciamo un trucco giorno per l'occhio non proprio più tonicissimo. Era tantissimo che me lo chiedevate e quindi iniziamo a fare questo make-up per farvi vedere come in maniera super facile, io lo ripeto, vi utilizzo la Olay Nail, in questo caso vediamo che capita. Diva, proprio per il concetto che voi estrapolate il chiaro, lo scuro, dove va messo e poi replicate con ciò che volete. Io con questa vado più pratica. Mi raccomando, la zona del contorno occhi, sempre, 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 anche se la mattina avete idratato, reidratate prima del make-up perché altrimenti si segna tantissimo come area. Vado rapidissima di base, creandole una tridimensionalità. E vi dico questa cosa, quando la pelle non è più giovanissima, lo spessore del prodotto che andate a mettere deve essere veramente super super sottile, perché poco prodotto vi va a ottenere un buon effetto anche messo in piccole dosi. Ovviamente vado di arancio nel contorno occhi soltanto qui all'interno del bluastro, vedete in questa zona, e sopra, lo so che vi sembrano tanti passaggi, ma vi ripeto, se fatti bene poi il risultato si vede e soprattutto avete visto, ne ho messo pochissimo. Vado con un correttore solo in dei piccoli punti per dare luce e vado a stendere il tutto insieme. Qui in questa fase potete anche picchiettare con il polpastrello per scaldare il prodotto e non lasciarlo troppo stratificato. Se sentite le voci di là, sono i bambini che sono con nonno. Sfumata la zona periculare, cambio pennello, vado col pennello grande. Vado a stendere velocemente sul resto perché vado a stendere il prodotto lì dov'è. Come vedete, non me lo porto in giro. Sembravano tantissimi prodotti, in realtà sfumati tutti insieme. Incarnato fresco e delicato. Bellissimo. Quindi ricordatevi, messi bene, ne bastano pochi, sfumati come si deve. Vado ad incipriare perché il tutto andrà fissato. E nella zona contorno occhi vado a fissare in maniera molto molto leggera. I movimenti, come vedete, sono ben diversi da quelli che faccio su tutto quanto il resto del viso, perché altrimenti si creerebbero le righine di disidratazione. Ora tonalizzo e riprendo il contouring. In questo tipo di viso, che è leggermente squadrato come il mio, sapete che va mantenuto in diagonale. La cosa a cui dovete porre più attenzione, però, è che, diciamo che passati 30, vero? I 30, I 30, non si deve mai andare oltre quella riga che ideologicamente scende perpendicolare dal termine dell'occhio, quindi rimanere sempre di lato. Stessa cosa anche con il blush. Sorrisetto, vado proprio sullo zigomo, ma verso fuori, perché colorando qui si alzerà. A volte mi dite, posso mettere illuminante anche se non ho più 20 anni? Certo che sì, e ne mettete poco poco qui. Che sia un colore neutro, cioè un riverbero naturale della pelle senza dare un effetto di quelli spin, lampadina. Mai una sopracciglia troppo pesante perché rende l'occhio più sceso, invece qui dobbiamo andare ad aprire. Lei le ha un pochino troppo orizzontali, andiamo invece a fare l'effetto di tirare sull'angolo. Parto dall'angolo esterno e vado prima a colorare sopra. Poi mi sposto piano piano invece verso l'inizio, ma sempre con dei piccoli tratti senza fare un disegno di sopracciglia troppo grande. Ovviamente in questo caso intervengo anche con un mascara per sopracciglia perché sono un pochino lunghe e quindi le vado a fissare.
Quando sono lunghe e vi toccate durante il giorno, vi dà l'effetto proprio di sopracciglia scomposte. Con le mascara invece si sistemano. Cioè, tra questo e questo già c'è, vedete, una netta differenza. Sì, è vero. Mi ritiro fuori la palette e vado con il colore marrone opaco, quindi questo lo potreste fare con qualsiasi gamma cromatica che abbiate opaca. Marrone caldo, marrone freddo, decidetelo voi, ma è un po' il concetto per far alzare un occhio che è un pochino infossato e un po' appesantito. Lo so, sembra una chiazza, però già otticamente lo scuro opaco in questo modo ha fatto rientrare molto e sembra più rotondo rispetto all'altro. Prendo quello più luminoso e vado qui dentro a sdrammatizzare l'inizio della sfumatura. Questo vi aiuterà anche se non siete proprio pratiche con le sfumature. E con lo stesso colore vado qui sotto l'angolo che ho ricreato. Questo lo potete fare con qualsiasi colore opaco, se preferite, oppure se utilizzate un luminoso come in questo caso, che sia sempre una colorazione neutra. Quindi questa dimostrazione che a qualsiasi età, se usato per bene, la colorazione perlata può essere comunque utilizzata. Scusate, questo era uno della lavastoviglie. Prendo il colore intermedio con il polpastrello e lo picchietto in maniera verticale qui al centro. Quindi direi super facile. Questo lo puoi fare pure tu, Emma. E già la sfumatura è molto più naturale. Prendo un po' di terra. Posizionate qui la terra e con o un pennello o dei lievi picchiettini di polpastrello andate dalla piega verso la tempia. Pennello tagliato, prendo il marrone, guarda su, e vado a sfumare sotto l'occhio e un pochino tra le ciglia nella parte esterna. Ma ovviamente non lo lascio così, prendo sempre il colore chiaro, guarda in alto, e vado a sfumare l'altro lato dell'occhio, quindi la rima interna verso la radice del naso, facendo fondere i due. Un filino di eyeliner marrone lo passo nella parte superiore, solo attaccato alle ciglia per dare più pienezza. Ovviamente questa è una cosa che se vi fa troppa paura potreste anche non fare, come potreste fare con il pennellino tagliato e l'ombretto come ho fatto sotto. Quello che andrò a fare però sicuramente è questo eyeliner nella parte finale, chiuso, lo andrò ad ammorbidire sfumando un pochino la codina. Ovviamente tanto mascara, messo bene, quindi su tutta quanta la rima. Un'altra lieve coloratina sulla coda dove mi mescolo blush e terra, sorrisetto. Ah, un consiglio, quando fate il sorrisetto, che sia un sorriso leggero, perché quando ridiamo un minimo il viso si segna, quindi se poi andiamo a colorare sopra un viso che ha le pieghette, coloriamo le pieghette stesse. Vado a tonalizzare un po' con la terra anche il resto del viso e mi raccomando, ricordatevi che la terra non va mai nella zona perioculare. E sulle labbra vado con meringata, perché a lei piacciono le cose naturali. E Molto. direi che ci siamo. Risultato? Quindi siamo C'è. state rapide, veloci, idee, trucco giorno per farvi capire come, in realtà anche trucco sera, come poter applicare delle cose in maniera veloce, che sembrano un pochino più complicate perché anche la base vi sembrava più complessa, ma se messe poco e sfumate come si deve, l'effetto è bello. Quindi noi andiamo di là, io devo preparare la valigia che domani si parte e i bimbi faranno il pigiama party con i nonni. Spero vi abbia fatto piacere questa sorpresa. Buona giornata, ciao! Ciao!